pita Coca-Cola, succhi! Tignò! Togli! Togli, tignò! Togli! Togli! Allora. Questo non è bollino rosso perché voglio, ci tengo a dirlo, suki in giapponese significa amore, mi dispiace se sì. In questa regione significa qualcos'altro, ma lui vuole parlare d'amore. Camullia, esatto. Butta parola di siciliano e blu, butta parole. In giapponese vuol dire amore, mia azienda ti chiama amore. Amore, tutto quello che dice amore. Tra l'altro dico, tanti popoli utilizzavano questo prodotto, addirittura i più stupefacenti a farlo erano i guerrieri Masai. I Masai. Masai suki che facevano! Ma sai amore che fa? Cioè, ma dai amore, prodotto tu. Questa settimana ci occupiamo di pesce che fa bene. Bravo. Questa cassettina era piena piena di orata. Sì. E tutti, orata succhi, un attimo, signor! Orata succhi, un attimo! Finito orata succhi! Rimane adesso pesce che sai esattamente dove si trova. Alici succhi! Ma lei però lo dice in maniera diversa. Di che? Come ti dice? Alici. Alici succhi! No, Alici, vabbè. Vabbè, io parlo difficile, signor. Parlo. Voglio dire la coda. Sì, sì. I controlli che vengono. Oh, mio locale è tutto a posto, mio litorante. Ah, ecco, perché diciamo. Noi i prodotti teniamo tutti nella cella. Se noi viene con tutto, diciamo, noi prendiamo e lo mettiamo nella cella. Ok, quindi praticamente se volete mangiare, lui tiene tutto conservato in una cella. E se vengono i carabinieri. Cella succhi! Perché... Perché mettiamo, salutiamo Inas. Diceva Anas. E se vengono i carabinieri, trovano questo succhi, questo tipo, questo amore nella cella. Perché che hai detto male, signor? Sì, no, ho detto bene che qua arriva il primo. Ciao. Oh, ma ruttami! Ehi! No, ma qua non sei giustificabile. Oh, ma ruttami! No, non sei giustificabile, questa è parolaccia. No, oh, ma ruttami! Mio attitente domicili! Ma perché fate paura voi? Omar! Ah, Omar ruttami! No, come dici tu? Omar ruttami! No, ti fidi, signor! Omar ruttami! Ti chiama così! Lei che lo diceva bene, signor, dai, fate, però lui ha detto, no! Comunque... Lui ha detto, perché se non mettete tensione, cioè, mettete paura! Lui ha detto, voi teate porta succhi a Luca e Paolo! Ma io non siamo Luca e Paolo! Non siete Luca e Paolo? No! Omar ruttami! Picchi! Omar ruttami! Porta chi tu l'uomo! Sì, è chi tu chi... Giapponese! Non ti capisce, giapponese stretto, quello! Vabbè, licenziato! Licenziato, basta. Bravo. Saluta tutti e vai via. Io vado via, però contenti. Okay. Finalmente ha aperto punto vendita in Africa. Esattamente nel Mali. Ma là non è buono. Non è buono, ma lì, succhi! Oddio! Lei è impazzito totale. Vabbè, andiamo subito avanti con la nostra trasmissione. Oh, vizio non vai bene. Picchio, non sai vai bene quando tagliano i capelli di sapuoia. Ma lei... Sono parru, sono chiere, sono parrucchiere. E sono qui per rifarti il... Look. Ma chi hai? Appena avuto femmina mi eccito. No, stare calmo. Stai tranquillo. Comunque sono Christoph, una parrucchiere a medio un palermo. Sì. Ieri venne una poiconaccia. Sì. E na due secondi e mezza fece passare da un biondo naturale a un biondo cenere. E come hai fatto? Ci impalava a testa in giocamino. Ma che cos'è? C'è troppo bello. Ma che c'è troppo bello? Ma che metto di A? Ma devo fare i capelli da lei. Vabbè, dai, vai, mi siedo. Si segga questa cosa betonata. Amore, bello betonato. Bello, ho prima qua il punzettavo. Vai. Allora. Lei è proprio... Che fa? Oh, vedi se lo vai bene. Ho capito. Non ti preoccupare. Ma che non mi preoccupare. Maria. A questo minuto mi ricordo Fabiana. Com'è Fabiana? Nell'intimità la chiamo Mene Market. Perché? Avete in mente tanto mangiare inseragato nel niente che ti ci può fare la spesa. Ma chi? Un colpi lingua, un peso di chicken ma mi ci pare 10 euro. Ma che schifo! Comunque, compa, dov'è? Guarda qua, ti metto questo qua, ti faccio la barbetta con questo pennello. Bello! Questo è naturale. Sì? Senza acidi, senza additivi chimici, senza tappa, di tipo Don Bosco. Ma che cos'è? Guardaci qua, compa. Morbidissimo, questo ogni pelo l'ho messo io. Ah, peli di cavallo. No, pelo di nonno, c'è da polavo piatto. Che schifo! Tale ancora fa puzza di... Pomata chi sta cabassando. Ma che schifo, ma lei fa sta cosa. Comunque compa, non sono qui per scherzare ma per farti il look. Quindi DJ mettimi la base. Questo look l'ho chiamato agenzia delle entrate. Ma questo è uno scolapasta. E perché chiedono i fanni di pittusa. Mamma c'è che bare baby tu da conga no.
rosso che indica che il blocco, diciamo, non è adatto alle persone sensibili, questo ci tengo a dirlo ogni pezzo che facciamo, non solo perché non ci sono, perché ci sono le parolacce, ma anche perché alcuni pezzi non sono così eleganti e noi Casugno! A proposito di eleganza, vi ho portato Piero Tenze! Mettete sei pollini rossi! Sei pollini! Sì, che lo taglio! Sei pollini rossi, grazie! Mettete sei bollini rossi, non per la volgarità, ma per la tascezza del pezzo. Sei bollini rossi. Che miseria. Scooby-Doo papà, te la pongo, pongo qua. Scooby-Doo papà. Ma quell'altro... Poesia! Che fanno? Cioè io sogno una lei e chi si appresta a me. Scavazza. Ondulatorio, sussultorio e da quest'anno rotatorio, rotatorio, rotatorio. Bambini a letto. Bravo Piero Denz! Facciamo uscire i bambini al teatro, grazie. Che artista completo, ma poi signor Batranga, ma l'ha visto come si è vestito quest'anno? Veramente non poteva fare di peggio. Ah, che bello il suo pantalone. Cos'è? C'ha moglie Nibba, c'è Perugina, c'ha. Eh? E io voglio leggere un messaggio. No, grazie. Mandate i bambini fuori da casa, cortesemente controllate se sono a letto e hanno acceso i televisori. Fuori. Ormai Piero Denz è un professore. Mi chiami professore perché ho preso la laurea, quindi chiamami professore. Lei la laurea senza passare dall'asilo non la può prendere, hai capito? Ma che soldi, ma... Guardi che gli hanno dato pure la borsa di studio, ma lui l'ha rifiutata. Come mai? Un ciappattava chi scala. Non ci stava. Chiamami colore appattata, ma non so che stiamo parlando. E in tutte le materie era il più bravo di tutti, soprattutto nelle lingue. Ah sì? Sì, ma muccava caro professoressa. Sussultorio. Rotatorio, rotatorio, rotatorio. Cosa vorrebbe dire? Qua. Cosa vorrei dire? Che non parla l'italiano. Le cose che voglio dire non si possono neanche dire col bollino rosso. Purtroppo mi limiterò a dire che non parla l'italiano. Non e che parlo quindi... l'italiano. Parlo l'italiano. Appagato dalla stima e dall'ottimo riguardo che il popolo pone nel sottoscritto, ci tenevo a trascurare il suo appunto ostile, arrestando questa disputa senza darle soddisfazione. No? Poesia! Ma voi avete idea? Che artista! C'è scritto qua sulla quinta, se lo legge prima. Perché non sa. Questo è lui, non sa neanche cosa vuol dire arrestando. È uno saccio di tutti. Se ne esce. Ci sta parlando, ma. Anzi, no, è l'unica cosa che sa, obiettivamente. Allora, dai! Cortesemente. Dai, sotavo, voglio coprolle. Quest'anno, essendo che sono laureato, ho portato una nuova arte e adesso le darò una dimostrazione, quindi mette d'agnone e continua a fare il pleonastico. Cosa vuol dire pleonastico? Uomo che compie atti inutili, privi e non interessanti. Era scritto così sul pezzo. Era scritto così, quindi una cosa. E mi faccio una frase con pleonastico. Praticamente, chi? Mettete da. E allora ci abbiamo la base. Vai con lo stacchetto di Piero Denz! Ma quale stacchetto? Siamo Piero Denz! Possiamo evitare lo stacchetto soltanto. Dalla prossima lo eviteremo, signor Batranga. E adesso la nuova arte insegna la vita attraverso movimenti e gestualità filosofiche. Esatto, praticamente oggi vado a spiegare come rispondere ad un tuo amico che ti chiede 1.000 euro in prestito, ma tu sei menzacciato e un cipora. Con dei gesti filosofici? Con dei gesti filosofici. Il gesto filosofico fa esattamente così. Occhio, occhio. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Che significa? Asugno mura mura cuspata. Bravo mura, Piero Denz! Artista completo, signor Matranga, pure il turno! Mutina, a mutina. Questa mutina. Mi fa ridere perché l'ho inventata io. Sentite ragazzi, ve ne dovete il tour, andare. Il tour, signor Matranga. Il tour, dove andate allora, a fare ste cavolate? Marsiglia. Parigi e non dimenticate di venire all'appuntamento più divertente a Cannes. Sì, che fate a Cannes? Sballamo la bella. Ciao, my friend. Ciao, my friend. La serie che stavate aspettando, la serie che spopolerà in tutta Europa. Medici in prima linea. Oh.
occlusione intestinale. Che si è mangiato dei arancine e dice che erano brutte. Ma la caca. Mica, oh. Numero 80. Scusi, ma 50 volte è uscito. No. Senta, non è che mi potrebbe fare passare perché dovrei andare a casa? Qua tutti devono andare a casa. Si sieda, per cortesia. Ma lo sa chi sono io? Io sono il cugino dell'assessore sotterfugi. E chi se ne frega? Lei lo sa che se la faccio passare io finisco in galera, passi guai. Senta, mia suocera stasera ha fatto la pasta al forno. Perché non me la deve far assaggiare stasera? Se la mangio fredda la pasta al forno, va bene? Perché questa non è etica morale. 100 euro vanno bene. Codice rosso! Dottore, dottore, lei mi deve aiutare, dottore, c'ho un problema grave, dottore. Dottore, io vedo le farfalle. E mi è caso per me le farfalle. Guardi il cielo. Una delle caratteristiche di noi siciliani è quello di lasciare tutto quanto a metà. Quando noi parliamo, parliamo a mezza parola, la macchina la lasciamo in mezzo alla strada. Con gli amici, che fate? La beve mezza birra, ma perché l'altra mezza che fate? La mangi. Pure i lavori, per esempio, della Palermo Agrigento sono anni che li lasciamo a metà. L'altra volta ad Agrigento disse un signore, ma secondo lei è normale che lasciamo tutto a metà? Ava, amo stato sempre così, picchia, a Valle dei Templi fenuta è, ci sarò solo i palassi. Tutto quanto lasciamo a metà, le case dei siciliani di fuori vi ribalatuna i tufo e dentro c'hanno la jacuzzi con l'idromassaggio. Mio zio, 200.000 euro di casa, io ho detto zio, ma perché non l'aggiusti il prospetto? Dice, a così non si avvicina a nudo. Zio, hai paura dei ladri? No, io mi scanto dei ladri. Quando la villa era abusiva, una notte tra sero rue, io mi alzo, ci vado, chi se mi fanno fermi tutti, questa è una rapina, ci se botta la sala, mi scantavo, pareva la finanza. Noi lasciamo tutto a metà, anche il nostro inno. Voi fateci caso quando lo cantiamo, facciamolo assieme. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, l'amorica mi dà stimmi lo torno. Continuate la strofa. Non se la ricorda nessuno, ne sappiamo mezza, perché questa è la nostra storia con la teoria del mezzo. A Palermo è esistito un poeta popolare, Pietro Fuddone, inteso mezzo poeta perché mai tanto decantato da essere inteso tra i poeti importanti e mai tanto ignorato da essere dimenticato. Un giorno un palermitano passando vide Pietro e ci disse, Pietro, se tu sei poeta, fammi poesia su proscionso. Pietro non si scompose minimamente, lo guardò e gli disse immediatamente, a campana è fatta del bronzo, e te non battegli un tuo mianzo, se vuoi sapere come è fatto scionzo, a paramano che te non rogno mianzo, perché come si dice da noi, buon coinoto, un coinoto è mianzo. Stefano Piazza! E con Stefano Piazza si conclude la quarta puntata di Sicilia Cabaret, ce ne tutti sono un bel po', quindi tutti. Staremo insieme ancora! Per altri due mesi minimo, sì. Con Sicilia Cabaret! Regno delle tue Sicilie, Sicilia Cabaret, Franca Bentieri. Vieni compare che abbiamo da fare, piglia la stella cavo di alto mare, vieni del cuore per questa occasione, questa è la isla dell'emozione. Qui c'è energia che fa non la senti, anche se spesso ci associa gli eventi, io piglio un giro e tu metto l'avanzi, forza vincente, volevo una danza! Buonanotte!